Oggi il paziente è digitale e utilizza tutti gli strumenti disponibili, compresi i social digitali. Come fa l'azienda e come può presidiare tutti questi canali e come deve farlo? In una parola, governance, ovvero bisogna farsi le domande, bisogna creare dei modelli e capire che il paziente sta utilizzando dei canali di approfondimento, di approvvigionamento di informazioni diversi da quelli che usava in passato. Stamattina abbiamo visto un percorso dalla prima sintomologia, sintomi del paziente, fino all'appuntamento con un dottore, fino al sapere cosa chiedere al dottore, fino a capire che tipo di prescrizioni mediche gli sono state date, quali sono gli effetti collaterali. Un paziente oggi prende Google e si va a informare in forum, in blogger, quindi un'azienda farmaceutica non può ignorare il fatto che il proprio cliente si sta approvvigionando di informazioni. La prima cosa da fare quindi è sapere quali sono i touch point, appunto. I touch point sono appunto i punti di contatto in rete digitali che un'azienda farmaceutica deve presidiare, quantomeno controllare. Dopodiché sapere se e quando intervenire per dare le risposte che un paziente cerca. Perché il vero rischio è che se non le dà un'azienda farmaceutica che ha le competenze, lo può fare Clio Makeup o lo può fare una blogger beauty che ti dice che un prodotto è cancerogeno o che ti dà problemi senza averne le competenze. È una responsabilità quello delle case farmaceutiche di iniziare a presidiare gli ambiti informativi, i touch point, anche allo scopo di costruire delle relazioni, delle vere e proprie relazioni con i propri clienti. Per fare questo è ovvio che bisogna preparare dei documenti, delle linee guida. Che tipo di tone e mood ha l'azienda, di che cosa può parlare, fino a che punto un'azienda si può spingere. C'è una regolazione, c'è un regolamento anche che impedisce all'azienda di dire determinate cose. Ecco che chiunque gestisce i canali social di un'azienda farmaceutica deve avere ben consapevole una mappatura delle proprie responsabilità, perché non farlo oggi è un rischio. Farlo male è un rischio addirittura ulteriore. Ecco perché parliamo, stamattina abbiamo parlato di governance, quindi delle linee guida molto definite in cui è scritto esattamente cosa ogni referente aziendale può dire, fino a dove si può sporgere e spingere meglio, e soprattutto l'invito è quello di governare queste relazioni, perché starne fuori oggi potrebbe significare un grosso danno futuro. Il futuro passa sicuramente da costruire delle relazioni con i pazienti, con i clienti. Quanto la governance deve entrare anche a governare, diciamo, le linee di condotta del suo personale? Ci sono canali e canali. Un canale come Facebook normalmente nelle mie aziende non viene considerato. La sfera privata e la sfera professionale sono abbastanza separate. Ci sono altri canali come per esempio LinkedIn, in cui invece la sfera privata e la sfera professionale sono molto molto più vicine. Banalmente in una company page in un'azienda farmaceutica chiunque può andare a cliccare e guardarsi la lista dei dipendenti per ruolo. Ecco che ci sono ambiti in cui creiamo delle linee guida, per esempio su un canale di LinkedIn, in cui andiamo a indicare esattamente come un dipendente può crearsi il profilo LinkedIn secondo delle linee guida comuni a tutti. Perché questo? Perché quando io vado a vedere i 314 dipendenti di quell'azienda, se c'è una differenza nella tipologia di account e profilo che è stata creata, chi ha la foto, chi non ce l'ha, chi ha la foto del gattino, chi ha la foto con gli occhiali da sole e la bottiglia di birra, questo ho una lista e appare estremamente evidente. Il punto qual è? LinkedIn è una directory aziendale, sono le nuove pagine gialle, è il luogo dove i miei fornitori, i miei clienti possono andare a sapere con chi parlare. Certi canali come LinkedIn quindi vanno governati, non è più demandato alla libera iniziativa del dipendente, anche perché non penso necessariamente alla malizia, penso più che servono delle linee guida.
Le persone non fanno le cose sbagliate per cattiveria o per danneggiare, le fanno perché pensano che LinkedIn sia come Facebook. Quindi basta semplicemente che l'azienda dichiari con un documento una set di comportamenti, una set di regole su come crearsi un profilo e soprattutto dichiara all'inizio che considera LinkedIn uno strumento aziendale, esattamente come le email aziendali. Nessuno potrebbe permettersi di usare l'email aziendale per fare cose sconvenienti, ovviamente, per l'azienda. Ecco, uno strumento come LinkedIn per l'azienda, a mio avviso, quantomeno deve essere parificato. Queste linee guida come possono gestire chi il canale social o digitale lo gestisce esternamente? Quando parliamo di governance, molto molto spesso la chiave è il rapporto col fornitore esterno. Troppo spesso vedo brand che hanno 6 mesi un tone and mood, una voice, e dopo 6 mesi cambiano agenzia e cambiano completamente, cambiano le regole di branding, cambiano la strategia, perché tutto questo viene spesso appaltato all'agenzia esterna, addirittura la reportistica, quali sono i KPI, quali sono gli obiettivi di ogni singolo canale. Questo viene appaltato all'agenzia esterna. Secondo, a mio avviso, è sbagliato. Ci deve essere un documento, si chiama Digital Mapping, in cui vado a declinare esattamente i miei obiettivi, a quale persone mi rivolgo, quali sono i contenuti, quali sono gli amministratori della pagina, e quindi questo documento poi viene redatto dal management dell'azienda, approvato, e viene quindi inviato a qualsiasi agenzia esterna lavora. Questo è un modo di lavorare, secondo me, molto interessante.